Ed infine chiudiamo questa edizione con un evento che Media TV non poteva proprio non perdere. Protagonista la collaboratrice Franca Pedrazzuoli, scopriamo perché. L'abbiamo vista e la vedremo così. Oggi ha vestito altri panni e che panni! Ha indossato l'abito che ha sempre sognato e che a più riprese ha dovuto restringere. Emozionata, felice, con un sorriso radiante, Franca è arrivata così ai bordi della chiesa di San Sebastiano di Alvignano. Ad accompagnarla è papà, ad attenderla all'altare lo sposo, Diego. La musica solenne ha accompagnato l'evento, il profumo e il colore dei fiori hanno adornato l'ambiente, la presenza degli amici e dei parenti più cari hanno reso unico e indimenticabile questo 28 maggio 2011, un evento che Media TV non poteva perdere. A motivare la nostra presenza non il dovere di cronaca, ma l'affetto che ci lega agli sposi, ragazzi semplici e positivi che da anni si amano e meritano tutta la felicità di questo mondo. Come vedete, non siamo mancati, abbiamo partecipato a modo nostro. Auguri, auguri, auguri. Auguri Franca e Diego. Tanti auguri. Tanti auguri agli sposi. Auguri. Tanti auguri. Auguri Auguri Diego. Una Franca. Franca. Auguri Diego. Auguri. Un augurio speciale a Diego e un in bocca al lupo grandissimo. Auguri. Auguri Diego e Franca. Auguri. Auguri. Auguri, 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 auguri.